Ciao a tutti. Sul numero del Cannobino di ottobre potete trovare un articolo sull'ultimo consiglio comunale e un'analisi dei bar e ristoranti di Cannobio. Ci sarà una riflessione sulla strada della Valle Cannobina e un elenco di un anno di lavori da parte del Comune di Cannobio. E poi due articoli sulla Svizzera che riguardano anche noi confinanti. Raccontiamo un po' di storia dell'oratorio del Sasso di Orasso e mostriamo bellissime fotografie scattate dal Monte Giove. L'inchiesta del mese, come sempre ricca di dettagli, riguarda la zona di Lignago, Darbedo e Masserecci. Frank De Stories non fa mancare il suo racconto mensile e accanto il vecchio articolo di Teresio Valsesia. Il nostro cibo e i rimedi dei nonni sono rubriche che non possono mancare. Frutta e verdura e ricetta e infuso di salvia. Raccontiamo la seconda giornata plastic free del 6 settembre a Trafiume, Sant'Agata, Orrido e Parco Cartiera. La Croce Rossa di Cannobio ci invia un comunicato e Opera Pia prepara il calendario 2021. Alcune splendide immagini ci illustrano i dettagli della banda musicale di Cannobio. Ancora qualche notizia della zona e le foto dei lettori. Si conclude il corso base di Dama sperando sia stato di ispirazione per coloro che amano i giochi da tavolo. Promozione Covid e promozioni a costo zero sono le nostre offerte che troverete alla fine. Potete sostenerci cliccando mi piace e condividendo il video. Grazie a tutti per la visione.